come giunta, proprio perché a noi non è che manca la fiducia, noi abbiamo fiducia, ma abbiamo anche, ahimè, l'esperienza del passato. L'esperienza del passato ci dice che questo è un cantiere problematico, e allora abbiamo voluto venire a visionare direttamente, e da questo abbiamo capito e conosciuto che questa data può avere due criticità. Una che è in via di soluzione, che è il nuovo ponte, i lavori in questo caso stanno procedendo bene, per settembre dovrebbe essere concluso, mentre l'ultimo tratto della galleria, che è quello che sostanzialmente rispetto ai progetti originari ha una deviazione, è oggetto di criticità. E queste criticità fanno sì che non è che uno debba arrendersi, noi chiediamo invece che ANAS e la ditta ci mettano più impegno, più determinazione. Noi abbiamo fatto un con il comitato di monitoraggio che la Regione Piemonte ha voluto promuovere sul territorio per garantire che qui ci fosse un numero di operai sempre al lavoro, sempre all'opera. Ahimè non è sempre così, ahimè ci parlano anche di una sospensione comunque per il periodo di agosto, di almeno una settimana dell'attività del cantiere. Noi riteniamo che questo naturalmente ANAS non lo possa accettare da parte della ditta, perché i lavori qui si sono interrotti già per tanti anni nel passato. Se vogliamo centrare la data di novembre, a cui noi non vogliamo rinunciare, non possiamo rinunciare, i lavori devono andare avanti. Secondo...